al seminario, a questo webinar che condurremo insieme al CNR sul progetto Watcher. Il webinar intende affrontare, innanzitutto mi presento, sono Claudio Celeghin del servizio sviluppo web e communities dell'area trasformazione digitale dell'Agenzia per la trasformazione digitale. Lavoriamo sul tema usabilità e accessibilità. Ormai da molti anni Agile lavora su questo argomento da quando è stata evidentemente emanata la legge Stanca e quando ancora Agile non si chiamava così, ma comunque insomma ormai è una insomma il tema è stato ampiamente normato e strutturato proprio appunto grazie agli interventi di Agid in ambito tecnico-normativo. Volevo dire, volevo ringraziare anche il Formez per questo supporto tecnico nell'erogazione del webinar e mi permetto anche di dare un ringraziamento doveroso alle numerose persone di Agid che stanno conducendo un lavoro tra funzionari, collaboratori, consulenti, che stanno facendo un lavoro veramente intenso per poter portare avanti l'implementazione della legge sull'accessibilità. E mi permetto anche di nominarli uno a uno perché francamente senza queste persone né le linee guida né tutta l'attività complessissima di monitoraggio di cui vedremo oggi soltanto veramente una punta dell'iceberg non sarebbe assolutamente possibile. Quindi ringrazio Diana Bonofiglio, Daniela De Blasis, Patrizia Gentili, Daniela Iozzo, Davide Porrovecchio, Michela Calanna, Luigi Avena, Elena Borzacchi, Lucia Di Giovan Battista, Roberto Castrucci e Roberto Scano che a vario titolo, con varie modalità, come dire, di collaborazione e consulenza, comunque determinano anche qui un po' il nucleo operativo e assolutamente determinante per la conduzione, ripeto, implementazione ed evoluzione delle numerosissime attività che Agid deve condurre sul tema accessibilità. E venendo nel più specifico al tema di oggi, appunto noi affronteremo vari argomenti, avremo una illustrazione di quello che è lo stato di avanzamento del progetto Watcher, che è un progetto, come poi dirà più approfonditamente il dottor Paternò del CNR, è un progetto che è stato finanziato nell'ambito del framework appunto europeo Horizon 2020 dalla Commissione europea. Daremo una descrizione, o meglio, più specificatamente il CNR fornirà una descrizione di questo strumento di monitoraggio dei siti web. E poi contestualmente si parlerà anche dello strumento MOVE, sviluppato appunto dal CNR, e faremo anche il punto infine sulle attività che ha condotto Agid sia relativamente a Watcher, perché abbiamo condotto dei test di usabilità sull'interfaccia. Sia sull'attività di monitoraggio che Agid ha cominciato comunque a condurre in quanto insomma, dettato dalla direttiva sull'accessibilità e poi dalla normativa insomma, di recepimento della direttiva insomma, e poi dalle linee guida sull'accessibilità di Agid.
Quindi questo seminario, questo webinar non vuole in questo momento approfondire temi specifici relativamente alle linee guida a cui dedicheremo webinar a partire dopo l'estate, però ci interessava anche fare soprattutto un'attività di disseminazione e di divulgazione di questo strumento appunto di Watcher. Che è attualmente in fase di sviluppo. Vorrei ricordare brevemente, prima di poi andare appunto approfonditamente sull'argomento Watcher e lasciando la parola poi al dottor Fabio Paterno, ricordare le attività che Agid sta conducendo sul tema dell'accessibilità degli strumenti informatici. Agid deve vigilare sull'attuazione della legge 4/2004, fornisce assistenza alla pubblica amministrazione per l'implementazione di questa legge, emana e ha emanato le regole tecniche, le circolari, le linee guida, ecco, in particolare la linea guida dell'accessibilità pubblicata lo scorso gennaio. Deve monitorare, e qui vedremo approfonditamente, un pochino più approfonditamente, i primi, diciamo, faremo un po' un primo punto sull'attività di monitoraggio, e poi dovrà anche relazionare alla Commissione europea sugli esiti di questo monitoraggio e divulgare i temi dell'accessibilità alla pubblica amministrazione. Ed è anche per questo che siamo qui, abbiamo organizzato questo webinar. Il contesto normativo sul tema dell'accessibilità è molto articolato, come anticipavo all'inizio. Certamente la cosa, diciamo, partiamo dal recepimento della direttiva UE mediante il decreto legislativo del 2018, che ha aggiornato sostanzialmente la legge 4/2004. Comunque, i riferimenti normativi completi li potete trovare nella pagina del sito Agid dedicata alla normativa. Ovviamente c'è questo tema, c'è un altro elemento normativo a cui faremo riferimento più tardi, è la decisione di esecuzione della sempre recepita all'interno delle linee guida Agid emanate nel gennaio di quest'anno, sulla metodologia di monitoraggio. E anche in questo caso potete trovare riferimenti puntuali a questa norma direttamente al link che vi ho indicato in questa presentazione. Il progetto di Watcher, Agid collabora al progetto Watcher da parecchi mesi, vorrei dire ormai sicuramente da più di un anno, anzi, se non ricordo male, da 2 anni che stiamo lavorando insieme al CNR, nella fase, come dire, di definizione dei requirements dello strumento. Ora stiamo lavorando. Abbiamo contribuito al miglioramento, sicuramente ad effettuare dei test di usabilità su questi primi sviluppi fatti su Watcher in termini di miglioramento dell'interfaccia e delle funzionalità, poi li vedremo con maggiore dettaglio. A questo progetto Watcher collabora un consorzio costituito da 7 organismi provenienti da 6 Stati membri, da Cipro, Italia, appunto Germania, Grecia, e quelli che sostanzialmente vedete qui elencati. Non vorrei togliere ulteriore spazio all'intervento del dottor Paternò, per cui lascio a lui la parola per la descrizione del progetto Watcher e per fare un po' il punto appunto su che cos'è e a che punto è questo strumento. Mi Eccomi lascio qua. la parola al dottor Buongiorno, Paternò. spero che mi sentiate bene. Io mi chiamo Fabio Paternò
e sono dirigente di ricerca al Consiglio Nazionale delle Ricerche e insegno progettazione di interfacce e valutazione dell'usabilità all'Università di Pisa. Diciamo, qui rappresento il laboratorio su Human Interfaces in Information System, che è un laboratorio appunto del Consiglio Nazionale delle Ricerche basato all'Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Informazione a Pisa, ed è un laboratorio che appunto raccoglie ricercatori, studenti interessati a migliorare l'interazione tra le persone e l'informazione digitale nell'ottica appunto di migliorare l'accessibilità, l'usabilità e più in generale l'esperienza dell'utente. Quindi diciamo oggi appunto l'idea in questo intervento è di fare un po' un excursus di questo progetto europeo Watcher e vedere un po' che tipo di risultati fino adesso sono stati conseguiti, quali potrebbero essere appunto l'utilità per la comunità di operatori interessati a queste problematiche, e anche presentare uno strumento di validazione che è connesso appunto a questa piattaforma Watcher, che è stata appunto sviluppata all'interno del nostro laboratorio di ricerca. Quindi diciamo, questo progetto nasce a seguito della direttiva europea, la Web Accessibility Directive, che mira appunto a stimolare in tutti i paesi membri della Commissione europea appunto il monitoraggio su larga scala dell'accessibilità, in modo che diventi un concetto effettivamente implementato nella realtà quotidiana di tutti i vari operatori e cittadini europei. Quindi diciamo, il progetto mira a trovare strumenti che possono aiutare in questo processo di miglioramento di conoscenze e competenze per ottenere soluzioni accessibili. Quando si va su larga scala, quindi chiaramente il costo di questo tipo di attività in termini di tempo, sforzo aumenta, e quindi diciamo, c'è bisogno di strumenti che mirino a ridurre, a tenere limitato questo tipo di costo, e anche a integrare possibilmente diversi strumenti che possono essere opportuni per quanto riguarda la valutazione dell'accessibilità. Come appunto ha anticipato il dottor Celeghin, questo è un progetto che è iniziato nel gennaio 2018 e finirà nel giugno dell'anno prossimo, 2021. Il coordinatore è il Fraunhofer tedesco. Il Fraunhofer è un ente di ricerca e sviluppo principalmente pubblico appunto della Germania, e poi abbiamo diversi partner da diversi paesi. Per l'Italia appunto c'è il Consiglio Nazionale di Ricerche tramite il nostro laboratorio e l'AGID. Più in concreto, quali sono gli obiettivi di questo tipo di progetto? Quindi l'idea è di cercare di creare una prima versione di una infrastruttura di supporto al monitoraggio e valutazione di accessibilità su larga scala. Quindi cercare di ottenere strumenti che in qualche modo possono assistere gli sviluppatori e i progettisti. Tenere presente che appunto in questo tipo di attività spesso si utilizzano sia strumenti automatici, ma anche valutazioni sviluppate in modo manuale da esperti, e cominciare chiaramente durante il progetto. Si vuole anche periodicamente testare se questo tipo di strumenti sono usabili e sono anche utili, e quindi abbiamo, diciamo, già fatto un primo giro iniziale su un primo prototipo a cui appunto Agit ha partecipato, e abbiamo in programma un secondo giro di test pilota per questo autunno. Diciamo, quindi questa è anche un'occasione per cui, se qualche organizzazione, qualche gruppo, qualche ente è interessato a partecipare a questi test pilota che vengono fatti durante il progetto europeo, quindi il prossimo giro si pensa a questo autunno, ecco, fatecelo sapere. Noi siamo ben contenti di coinvolgere appunto organizzazioni interessate a questo tipo di problematiche.
Ecco, diciamo che quindi i potenziali utenti, gruppi di utenti interessati ai risultati di questo progetto sono diversi, perché sono chiaramente interessati gli organismi dedicati al monitoraggio e alla gestione dell'accessibilità a livello europeo, nazionale, regionale. Sono chiaramente interessati tutti coloro che sono committenti di applicazioni web, quindi che sviluppano dei servizi pubblici tramite questo tipo di tecnologie, e anche coloro che implementano da un punto di vista appunto informatico le applicazioni o i contenuti possono essere interessati a questi risultati, così come esperti di accessibilità in generale. Ecco, diciamo che la prima fase del progetto è stata un po' dedicata a cercare un po' di capire qual è lo stato dell'arte, qual è la situazione corrente, quali sono, diciamo, le pratiche correnti nei nostri enti pubblici per quanto riguarda l'accessibilità, per capire un attimino quali sono i problemi, il livello di conoscenza, e quindi capire anche un po' meglio quali potrebbero essere i requisiti e la potenziale adozione da parte di questa comunità estremamente ampia e variegata. Per questo obiettivo abbiamo fatto uno stato dell'arte sugli strumenti della valutazione automatica dell'accessibilità, abbiamo distribuito in larga scala questionari, fatto interviste con esempi appunto di persone che lavorano in questo ambito e organizzato anche un workshop. Ecco, diciamo che se noi andiamo un po' a vedere lo stato dell'arte, diciamo una possibile sorgente di informazione, vedete questo link del V3C dove loro elencano questi strumenti automatici che sono in qualche modo disponibili. Ecco, diciamo una prima considerazione. Da una parte è informativo, se voi vi accedete potete trovare tanti strumenti. Dall'altra parte, ecco, tenete conto che il V3C in realtà non è che fa un'analisi, nel senso che quello che viene riportato in questo sito web è essenzialmente quello che gli sviluppatori di questo strumento dichiarano. Quindi uno sviluppatore scrive al V3C e dice: guarda, io ho sviluppato questo strumento che ha queste caratteristiche. Il V3C non verifica se quello, diciamo, che viene sostenuto è vero e completamente vero. Quindi, diciamo, è una cosa, però sicuramente è un punto di partenza interessante, e lì abbiamo cominciato, ne appaiono tanti, e abbiamo analizzato soprattutto quelli che supportano più recenti, che hanno, non so, il linguaggio internazionale, l'inglese, che non si solo a uno specifico aspetto, ma che permettono anche appunto di verificare più in generale vari aspetti di un'applicazione web, e abbiamo analizzato sia soluzioni aperte che commerciali. Ecco, diciamo che un commento su questo studio dello stato dell'arte è che tutto sommato manca ancora una soluzione che è aperta, integrata, olistica, quindi affronta i vari aspetti dell'accessibilità e completa. Sicuramente non siamo all'anno zero, sicuramente vi sono diversi strumenti che forniscono contributi positivi, e diciamo uno degli effetti anche di questa direttiva europea è stata quella di stimolare anche aziende private che hanno investito nello sviluppare nuovi strumenti a questo scopo, però diciamo c'è ancora spazio notevole per miglioramenti. Ecco, allora, diciamo, per capire un po' meglio lo stato dell'arte invece in termini delle persone che lavorano in questo ambito, abbiamo fatto dei questionari, uno dedicato a chi sviluppa, implementa, crea contenuti per il web, e uno dedicato invece a chi, diciamo, commissiona il sito web. Ecco, diciamo, gli sviluppatori web hanno risposto 148, o due terzi maschi, un terzo o femmine, e diciamo in generale abbiamo visto che almeno tra le persone che hanno risposto c'era un minimo di esperienza sullo sviluppo di applicazioni che cercano di essere
accessibili, anche se c'era ancora una buona percentuale che non avevano affrontato. E alla domanda, ma come mai non avete affrontato, diciamo, mancanza di tempo, limiti di budget, mancanza di conoscenze, imposizione dei committenti, ecco, queste sono state un po' il tipo di problematiche emerse. Una cosa, diciamo, un altro aspetto che è emerso è che in generale è stato fatto notare che l'accessibilità viene affrontata alla fine del progetto di sviluppo, quando siamo quasi in fase di pre-release, che può non essere una buona idea, perché chiaramente se uno poi verso la fine si accorge che ha, diciamo, preso dei binari che da questo punto di vista non sono soddisfacenti, può avere necessità poi di andare a rivedere, modificare buona parte di quello che ha già implementato. Quindi è importante fin dall'inizio tenere presente i requisiti dell'accessibilità. Abbiamo anche, organizzato un workshop con 40, circa 40 persone, operatori di vario genere, presso la sede dell'AGI. Qui vedete anche una foto. E, diciamo, qui in questo momento è stato anche utile per avere una discussione un pochettino più interattiva, per cercare un po' di capire un po' meglio quali sono le possibili funzionalità desiderate da chi opera in questo settore. E quindi emerge forte, ad esempio, la necessità di poter in qualche misura personalizzare per gli scopi precisi che in quel momento l'operatore ha il tipo di risposte che questi strumenti di validazione forniscono, ad esempio per capire in base al tipo dell'elemento di interfaccia quali sono i problemi specifici che sono stati incontrati, la possibilità di confrontare diverse valutazioni per capire se uno sta migliorando, sta andando in un trend positivo da questo punto di vista. Quindi diciamo che in generale, dal punto di vista degli sviluppatori, i problemi principali sono di due tipologie. Uno un po', diciamo, il contesto in cui operano, per cui molto spesso si trovano mancanza di tempo e limiti di budget per riuscire ad affrontare questo tipo di problematiche. Dall'altra parte, però, hanno anche evidenziato che queste linee guida stanno diventando sempre più articolate e quindi talvolta ci sono difficoltà nel comprendere, nell'interpretarle. C'è un'esigenza di combinare aspetti di accessibilità con altri aspetti relativi, ad esempio, al design che uno vuole ottenere della sua applicazione. Talvolta i content management system che vengono usati hanno delle restrizioni che frenano questa adozione, appunto, dei principi dell'accessibilità. Abbiamo poi fatto un altro questionario, come avevo accennato, orientato ai committenti web, quindi a chi opera nei servizi pubblici e che è responsabile o che, insomma, gestisce qualche servizio web. Qui abbiamo avuto una risposta notevole perché abbiamo avuto quasi 400 risposte a un questionario anche abbastanza dettagliato e diciamo abbiamo anche avuto una fotografia abbastanza realistica della situazione, per cui molti soggetti hanno onestamente indicato che non hanno alcuna conoscenza di queste linee guida dell'accessibilità. Poi abbiamo chiesto, ma vabbè, per quelli che chiaramente affrontano queste problematiche, quali sono i metodi che utilizzate? Quindi diciamo, avevamo quasi 400 risposte, vedete, circa 150 hanno detto che qualche strumento automatico l'hanno utilizzato. Altri si affidano a una revisione manuale, quindi manualmente si va a vedere un po' le pagine, si cerca di capire se sono conformi. Alcuni utilizzano i validatori messi a disposizione, ad esempio, dal consorzio W3C per HTML e CSS, che vanno bene, però diciamo, non sono molto specifici per quanto riguarda l'accessibilità. In misura minore si fanno, diciamo, valutazioni manuali con esperti oppure con utenti, in alcuni casi anche con utenti rappresentative di categorie di utenti con disabilità. Però, diciamo, un aspetto da notare è che diciamo, il 55% degli intervistati non aveva mai utilizzato alcun strumento automatico. Quindi, diciamo, questo fa anche un po' capire, diciamo, non è ancora entrato molto nella cultura, diciamo, o di chi si opera in questo settore l'utilizzo di strumenti automatici. Però anche questo tipo di comunità ha dato una serie di indicazioni per le funzionalità che loro desiderano e da tenere presente appunto poi nell'ambito dello sviluppo della piattaforma Watch. Quindi capire un po' il livello di conformità rispetto agli standard correnti.
l'indicazione della frequenza e gravità degli errori, perché chiaramente non tutti gli errori hanno lo stesso impatto, quindi essere un po' guidati per capire quelli che possono avere un impatto maggiore. Possibilità, ad esempio, anche di confronto tra siti web della stessa tipologia può essere un altro aspetto rilevante. Ecco, diciamo che quindi basandoci un po' su questo tipo di analisi dei requisiti, siamo passati a progettare la piattaforma. Ecco, in questo diagramma vedete un attimino la struttura appunto della piattaforma. Quindi vedete ha diverse componenti, quindi vedete c'è un evaluation manager, quindi la parte dove uno imposta la sua valutazione, una parte dedicata alla reportistica, una parte dedicata al monitoraggio, quindi un osservatorio dello stato dell'accessibilità, una parte che viene chiamato decision support environment, che mira ad aiutare a capire dove sono i problemi ed eventualmente risolverli. Ecco, da notare che dentro la piattaforma Watcher in realtà non avviene nessuna validazione. La validazione viene fatta tramite strumenti esterni. Quindi diciamo, in questo caso appunto la Commissione Europea ha voluto supportare lo sviluppo di una piattaforma per il monitoraggio, non tanto lo sviluppo di nuovi strumenti di validazione. E quindi diciamo, è stata definita una modalità di comunicazione tra gli strumenti di validazione e la piattaforma Watcher stessa. Ecco, andiamo un attimino a vedere appunto un po' più in dettaglio quali sono queste componenti, in particolare ci focalizziamo sulle principali, che sono appunto in corso di sviluppo. Quindi c'è una parte dedicata a creare un osservatorio. Quindi lo scopo è appunto di aiutare tutti i vari ruoli che possono essere interessati a monitorare l'andamento dei siti web in termini di accessibilità. Quindi il flusso di lavoro per poter utilizzare questo tipo di osservatorio è, diciamo, in quattro fasi principali. Ovviamente ci si autentica, poi si possono creare dei progetti, quindi si definisce un po' che cosa si vuole monitorare. C'è una parte che permette di gestire ed accedere appunto a visualizzare i risultati di queste validazioni, e poi c'è una parte che permette di gestire l'accessibility statement, ovvero la dichiarazione di accessibilità. Quindi andando avanti, ecco, questa qui è la parte appunto in cui ci si autentica, e diciamo una cosa che viene richiesta appunto qual è il ruolo, perché in base in questa ottica di personalizzare il supporto per la valutazione dell'accessibilità, in base al tipo di ruolo si può accedere a strumenti e rappresentazione dei risultati del monitoraggio della accessibilità che tengono appunto conto degli interessi specifici di ciascun ruolo. Quindi diciamo si inizia creando un progetto. Quindi un progetto in pratica si mira a definire che cosa si vuole andare a valutare e monitorare. Per il monitoraggio, come sapete, la direttiva prevede due modalità, semplificato e approfondito, quindi uno dà la possibilità di indicare in quale di queste due modalità è interessato ad applicare. Dopodiché si passa ad indicare quale strumento di valutazione esterno effettuerà effettivamente la valutazione di accessibilità e qual è la linea guida, il livello che si vuole andare a verificare. Ecco, chiaramente il monitoraggio spesso non è che si fa su singole pagine, ma si fa su più pagine, quindi diciamo si dà la possibilità di configurare e di far appunto specificare quali sono le pagine interessate per il monitoraggio. Quindi si dà un indirizzo di base e poi si danno dei parametri che permettono di indicare quali pagine, altre pagine di quel sito web si vuole andare a scandire per poter fare la valutazione, e si dà anche la possibilità di dire no, questa pagina non mi interessa, oppure c'è anche questa pagina che vorrei sia considerata in questo progetto.
Poi vi sono una serie di altri parametri che possono essere utili, ad esempio sono siti web che richiedono delle credenziali, quindi uno può indicare quali sono le credenziali che lo strumento automatico utilizzerà per poter accedere e scaricare le pagine da valutare, indicare il tipo di dispositivo. Voi sapete che solitamente i siti web vengono implementati in una modalità responsive, che vuol dire che vi sono versioni diverse, almeno le style sheet diverse a seconda della grandezza dello schermo, tipologia di dispositivo, quindi chiaramente sono versioni diverse che possono avere anche risultati diversi in termini di accessibilità, quindi c'è la possibilità di specificare per quale tipologia di accesso si vuole supportare il monitoraggio nel caso in considerazione. Una volta definito il progetto, chiaramente si aspettano i risultati, quelli che vengono chiamati appunto gli audits. Quindi quello che succede è che la piattaforma si mette in comunicazione con uno strumento di validazione esterna, il quale poi fornirà i propri risultati. Ora, se qualcosa chiaramente va storto per qualche motivo, chiaramente viene segnalato, altrimenti si passa alla fase in cui si possono o vedere appunto monitorare i risultati della validazione oppure andare a creare la dichiarazione di accessibilità. Ecco, quindi uno ha la possibilità all'interno del proprio progetto, proprio audit, andare a vedere quali sono le impostazioni che hanno generato appunto i risultati che sta considerando. Ecco, un aspetto interessante è che, ad esempio, si possono condividere questi progetti, quindi ci può essere il responsabile di un servizio pubblico web che condivide con il suo content manager, con il suo sviluppatore, un certo progetto, in modo che tutti quanti, dal loro proprio punto di vista, possono accedere ai dati, ai risultati della valutazione e fare poi le considerazioni conseguenti a seconda appunto dei propri compiti da svolgere. E quindi chiaramente lo strumento dà la possibilità anche appunto di monitorare, di confrontare i risultati di diverse valutazioni. Ecco, voi sapete appunto che quando si fa una valutazione di accessibilità vi possono essere diversi risultati. Può andare bene, può andare male, ma per esempio uno strumento automatico può benissimo dire cannot tell, che sta a dire non sono in grado di dirti se questo elemento va bene o non va bene. Un esempio tipico è, per esempio, uno strumento automatico può sicuramente dire se esiste un contenuto alternativo a un'immagine, però può avere spesso problemi a dire se quel contenuto testuale alternativo è significativo, è una descrizione significativa dell'immagine che stiamo considerando. Quindi in questi casi indica che cannot tell, e quindi ci sarà bisogno eventualmente di una ispezione manuale per andare appunto a risolvere questo eventuale problema. Ecco, quindi chiaramente questi risultati possono essere visualizzati in diverse modalità. Solitamente si fa riferimento alla WCAG 2.1 quindi c'è la possibilità di rappresentare i risultati, riassumerli in base appunto ai quattro principi che caratterizzano questo tipo di linee guida, quindi se l'informazione è percepibile, se è possibile interagire con essa, se è comprensibile, se è robusta per vari tipi di browser, di tecnologie assistive. Quindi si può avere risposte compattate a seconda dei vari principi delle linee guida. E poi c'è una parte dedicata, come sapete, quindi i vari paesi europei si stanno appunto attrezzando, quindi anche l'Italia, quindi anche l'AGID ha dato indicazioni da questo punto di vista, c'è la parte dedicata alla creazione della dichiarazione dell'accessibilità, dove si forniscono le varie informazioni rilevanti, e per quanto riguarda eventuali problemi nella valutazione dell'accessibilità, adesso l'approccio
considerato all'interno di Watch è di generare automaticamente una parte dedicata ai problemi rilevati dagli strumenti di validazione, strutturata secondo appunto le linee guida del V3C. Quindi diciamo in questa parte vedete ci sono i principi, linee guida, i criteri di successo e poi per ogni criterio di successo ci sono varie tecniche, quindi questa parte qui è riempita almeno inizialmente in modo completamente automatico. Ecco, l'altra componente importante all'interno di questa piattaforma Watcher è quello che viene chiamato il Decision Support Environment, che mira a supportare in particolare l'esperto di accessibilità che deve intervenire in modo manuale per coprire quelle parti che lo strumento automatico non è riuscito a risolvere e poi anche lo sviluppatore che in qualche modo ha bisogno di qualche aiuto per andare a capire dove andare a modificare la sua applicazione. Ecco, quindi vedete, quindi chi accede a una lista di progetti che possono essere stati assegnati anche dal committente web, dal responsabile del servizio, e dopodiché può accedere a questi progetti, vedere appunto le valutazioni che sono state fatte relativamente a questi progetti e quindi cominciare ad analizzare un attimino le rappresentazioni fornite in termini di monitoraggio di questi progetti considerati. Dopodiché, diciamo, vi sono funzionalità diverse. Allora, per l'esperto di accessibilità c'è una parte che gli consente di accedere, di filtrare direttamente tutti quegli aspetti per cui lo strumento automatico ha detto io non sono in grado di poterti dare una risposta, se quindi questo aspetto, questa componente va bene oppure no. Quindi diciamo, ad esempio, prendiamo il caso di una descrizione testuale, se è significativa oppure no, ecco, arriva, entra in campo un esperto che va a vedere il testo e può decidere sì, questa è significativa, quindi può passare, quindi cambiare lo stato di questa assertion, questo elemento di valutazione e metterlo in passo, oppure dire no, questa descrizione pippo pappo non ha senso e quindi fail, non va bene, quindi ha fallito da questo punto di vista. Quindi può in qualche modo l'esperto raffinare la prima valutazione che è stata fatta in modo automatico dagli strumenti considerati. Mentre per quanto riguarda gli sviluppatori, di nuovo c'è la possibilità di filtrare le varie problematiche che sono state emerse e poi diciamo c'è la possibilità di andare a vedere in quale parte del codice dell'applicazione questi problemi si sono verificati per poter poi meglio capire qual è stato il problema e quindi eventualmente poi risolverlo. Ecco, diciamo che poi anche per gli sviluppatori vi sono vari tipi di rappresentazioni grafiche per capire anche un po' complessivamente quanto sta andando bene in termini di accessibilità, l'applicazione che stiamo considerando. Ecco, qui vedete qui nella parte più in basso questo grafico, vedete c'è una rappresentazione interattiva che segue un po' la struttura delle linee guida del V3C e poi uno può identificare un elemento, può essere un principio, può essere una linea guida, può essere un criterio di successo o anche una tecnica e dice quante assertion, quindi quante valutazioni elementari sono state fatte che hanno affrontato quell'aspetto e con quali risultati. Ecco, diciamo che come vi accennavo precedentemente, la piattaforma Watcher di per sé non fa valutazioni di accessibilità, quindi si appoggia a degli strumenti esterni. Quindi, diciamo, la filosofia che è stata adottata è stata quella di definire un protocollo di comunicazione, un'interfaccia di programmazione aperta, per cui tutti coloro che sviluppano strumenti di validazione, se seguono questo protocollo, possono fornire i propri risultati alla piattaforma Watcher, che è più specifica per quanto riguarda il monitoraggio. E diciamo, già all'interno del progetto abbiamo integrato tre strumenti di validazione esterni, quindi alla piattaforma Watcher. Uno è Emergo, che è sviluppato appunto da
il coordinatore del progetto, il Fraunhofer, che però diciamo è un servizio commerciale, loro hanno dato in licenza a un'azienda che opera appunto nel mondo software. Poi c'è lo strumento che ha sviluppato il nostro laboratorio, quindi quello di Human Interfacing Information System dell'ISTI di Pisa, che è disponibile pubblicamente, e poi c'è uno strumento sviluppato dai partner greci, il CERT, un altro istituto di ricerca e sviluppo pubblico basato in Grecia, che avevano sviluppato in un precedente progetto uno strumento a questo scopo. Ecco, diciamo che in generale per poter avere una interoperabilità attraverso questi strumenti e anche altri, si è deciso di adottare lo standard del W3C per quanto riguarda appunto come codificare i risultati della validazione. Quindi ERL è lo standard che è stato utilizzato e diciamo quindi segue un po' la filosofia del web semantico, e l'idea appunto è che in una valutazione bisogna sempre specificare chi ha fatto la valutazione, se è stata manuale o un tool, se è stato il tool, qual è stato il tool, che cosa è stato validato, rispetto a quale linea guida o tecnica è stata applicata la validazione, e poi chiaramente il risultato della valutazione. Ecco, diciamo che in generale questi validatori sono degli strumenti automatici che vengono sviluppati con lo scopo appunto di ridurre il costo della valutazione, aumentare la coerenza nel modo di gestire appunto queste valutazioni e aiutare ad aumentare appunto le tipologie delle caratteristiche valutate. Però ecco, non sono una bacchetta magica, non è che una freccia un bottone ha la risoluzione di tutti i problemi. Ecco, diciamo che poi validatori possono differire nel modo in cui svolgono le loro valutazioni, sono in grado di validare appunto criteri talvolta diversi tra di loro e anche in modalità diverse per lo stesso criterio, però diciamo sono abbastanza in generale utili, poi chiaramente dipende, poi ci sono vari tipi di validatori, quindi ci sono come in tutte le cose alcuni che danno risultati un po' più accurati, altri un po' meno. Cioè, il nostro strumento è lo strumento su cui per vari anni abbiamo ordinato, diciamo che ha un'architettura tale che ci consente di poter più facilmente gestire l'evoluzione delle linee guida, perché le linee guida dell'accessibilità chiaramente evolvono, perché chiaramente cambiano i modi con cui si interagisce con le applicazioni web, con le applicazioni in generale, quindi le linee guida devono tener conto delle nuove problematiche. Quindi noi abbiamo un po' separato la parte di specifica della linea guida dalla parte di validazione vera e propria, in questo modo si riesce a dare dei risultati che possono essere via via più facilmente aggiornati. Diciamo, è uno strumento che permette di fare sia valutazioni di singole pagine che di gruppi di pagine. Uno chiaramente all'inizio indica per quale tipo di linea guida vuole fare la validazione e anche per quale tipo di dispositivo. E dopodiché c'è appunto la possibilità di avere anche qui visualizzazioni diverse a seconda di chi è l'utente. Quindi c'è una visualizzazione più orientata agli sviluppatori, quindi fa vedere no, il codice della pagina ha annotato dove vi sono i problemi, con la possibilità poi in modo interattivo di accedere alla documentazione del W3C che spiega appunto come affrontare questo tipo di problematiche. E poi c'è la possibilità di una visualizzazione più orientata agli utenti finali, quindi si cerca di dare più misure che riassumono, ad esempio, a seconda dei vari criteri di successo, quanti problemi ci sono stati, oppure a seconda della tipologia del contenuto web, quanti problemi, quante occorrenze di problemi di accessibilità si sono verificati. Ecco, come vi accennavo, c'è anche una possibilità, un supporto per la valutazione di più pagine, quindi all'inizio uno deve specificare prima quante pagine vuole valutare, fornire l'indirizzo di base dalla quale poi andare a pescare le pagine da valutare, e
E poi diciamo dà dei risultati riepilogativi relativamente a questo gruppo di pagine che sono state appunto valutate. Per accedere a questa funzionalità bisogna autenticarsi perché poi si riceverà per posta elettronica un rapporto PDF dove oltre a, diciamo, la visione d'insieme del risultato della valutazione, per ogni singola pagina c'è un piccolo rapporto che dettaglia i problemi di accessibilità che sono stati ottenuti. Ecco, quindi diciamo, questo è uno strumento che abbiamo appunto, manteniamo integrato con la piattaforma Watcher. Ecco, qui vedete un paio di articoli che riportano un pochettino il lavoro che è stato fatto intorno a questo tipo di strumento e trovate anche l'indirizzo web, quindi è un'applicazione web che chiunque può accedere, non richiede nulla di particolare. Solo se uno vuole fare una validazione di più pagine, allora si deve autenticare. Ecco, con questo, diciamo, io vado a completare il mio intervento e ora non so se ci sono domande particolari oppure passo la parola all'Agid per riportare un po' l'attività di test pilota che è stato fatto, ecco. Dottor Paternò, ci sono un paio di domande, gliele ho riportate nell'area riservata. Se le vede può rispondere direttamente, altrimenti le leggo Sì, io. no, no, Domanda della dottoressa. deve, ecco. Sì, no, no, se vi interessa, sì, sicuramente noi siamo disponibili, ma se, cioè, potete mandare un'email sia o a me o al dottor Celeghin, se siete interessati. Il mio indirizzo di posta elettronica lo trovate facilmente, mettete il mio nome sul web da qualche parte, salta fuori facilmente. Noi siamo contenti, diciamo, se troviamo organizzazioni interessate a partecipare al prossimo giro di test pilota che appunto, come vi accennavo, verrà fatta quest'autunno, ecco, noi siamo ben contenti, quindi segnalateci le vostre disponibilità perché siamo sicuramente interessati a coinvolgere il più ampio numero di organizzazioni interessate a questo tipo di problematiche. Questo credo sia la dottoressa Vedovo che la dottoressa Matella. C'è un'altra domanda che si è aggiunta adesso, le lascio rispondere, prego. Una pagina con HTTP HTTPS, ma diciamo di per sé il protocollo di comunicazione non è quello che fa cambiare le cose. Quello che talvolta succede è che a seconda del protocollo di comunicazione si va a finire a pagine che sono leggermente diverse e quindi questo può implicare il fatto che appunto anche la valutazione dell'accessibilità dà dei risultati un attimino diversi. Ecco, è una cosa che può succedere, l'abbiamo notato anche noi, sì, effettivamente è vero. Bene, allora credo che sia tutto. A questo punto invito il dottor Celeghin di nuovo in video. Grazie, dottor Paternò. Vedo di nuovo Claudio. Adesso un attimo solo per caricare la presentazione. E lascio la Eccomi. parola al dottor Celeghin per il suo intervento. Prego. Sì, eccomi. Allora, con il CNR all'interno di questo del progetto Watcher abbiamo condotto nei mesi scorsi dei test di usabilità sull'interfaccia dell'applicazione online che si stava sviluppando al fine di trovare eventuali punti di miglioramento in termini funzionali, procedurali e quindi abbiamo coinvolto alcune amministrazioni, persone con una discreta competenza in ambito ICT, ma evidentemente non coinvolta nel progetto per poter andare ad effettuare questi test. I test sostanzialmente si sono concretizzati nella definizione di sette task, di sette specifiche attività che
gli utenti dovevano compiere, e quindi erano definiti degli obiettivi, delle soluzioni precise che consentissero di individuare in modo, come dire, quasi binario la soluzione, il raggiungimento o meno dell'obiettivo. Poi, detto per inciso, sappiamo quanto è complesso, ma abbiamo dedicato a questo altri webinar nel passato e forse sarà il caso magari anche di ripeterli, quanto sia complesso definire, scrivere quella riga o quelle due righe per come dire, indicare un task per un test di abilità, perché chi ha affrontato già questo argomento e questi test sa quanto appunto sia, a volte sono solo due righe, ma in realtà cesellarle adeguatamente richiede molto tempo e anche, devo dire, una certa competenza. E abbiamo coinvolto 6 persone complessivamente, sempre nell'ottica di utilizzare il minor numero di persone per ottenere il maggior numero comunque di casi, di pattern, per così dire, di problemi, e problemi relativi, cioè diciamo task che volevano identificare problemi di funzionali, problemi di usabilità. E poi ovviamente fornire suggerimenti da parte degli utenti su punti di miglioramento. E, che cosa i task somministrati, quindi scuso per l'inglese, ma comunque è sostanzialmente facile tradurlo nel momento in cui insomma, è stato richiesto di fare un login alla piattaforma. E di cambiare la password, quindi cose estremamente semplici, la password della propria utenza, creare un progetto, quindi un sito, decidere quale sito andare ad analizzare, a testare con una metodologia semplificata e con i valori standard senza cambiare nulla. E creare un report creare un report di questo progetto, di questo sì, insomma, del sito da scansionare, attendere la notifica di completamento, vedere i risultati di questo report, e poi andare a vedere anche e creare un accessibility statement che, come abbiamo visto prima nell'intervento precedente del dottor Paternò, appunto la piattaforma consente di creare e quindi riaprire un nuovo progetto. E questi task sono stati somministrati appunto a diversi profili e a persone, come dicevo prima, che avessero comunque un minimo di competenze a ICT. Sono stati fatti dei test sia in presenza, ma ovviamente con l'avvento, come dire, con la situazione che si è andata creata nei mesi scorsi, che tutti ben conosciamo, abbiamo poi dopo anche condotto dei test da remoto. Abbiamo quindi individuato dei livelli di difficoltà a seconda del task che avevamo individuato. Questi sono punteggi medi derivanti da una serie di punteggi specifici che le persone, che i tester hanno indicato nelle interviste, appunto durante i test di usabilità. Da quello che si evince da questi punteggi, il punteggio qui, in questo caso il punteggio basso significa una bassa difficoltà, secondo quello che è la difficulty score tab che vedete lì a fianco. Quindi c'è una, una c'è, si è stata evidenziata una difficoltà abbastanza bassa nell'utilizzo di questa interfaccia. Chiaramente stiamo parlando, come dicevo anche prima,
di un sistema che è in fase di sviluppo, che vedrà ancora almeno un anno, insomma, di ulteriore raffinamento. E come accennava prima il dottor Paternò, saranno più che benvenuti le amministrazioni, le associazioni, le persone, insomma, che vorranno contribuire al miglioramento di questo strumento affinché possa essere sempre più facile da usare, insomma, e quindi sempre più utile. Nelle attività di verifica dell'usabilità abbiamo anche poi compilato un System Usability Score che ci ha fornito per la maggior parte delle persone, a parte una che non ha all'ultimo momento potuto partecipare, un punteggio poco inferiore al 60. Il punteggio che, se conoscete questo strumento, il punteggio medio in realtà è una scala che va da 0 a 100. Adesso non entro qui nel dettaglio dei criteri, dei parametri, come dire, un po' della metrica di misurazione di questi punti. Comunque, sostanzialmente fa indicare che ci sono delle criticità, ma ce le aspettavamo, ripeto, su una piattaforma che appunto si sta sviluppando con il contributo di di tutti gli sviluppatori. Questo era il primo test che veniva condotto. Ne faremo, come si accennava prima, ne faremo altri in autunno, e quindi attendiamo la disponibilità anche da parte di altre amministrazioni e insomma, di persone che vogliano contribuire al miglioramento di questo strumento. Ecco, poi alla fine dell'intervista, alla fine del test di usabilità, abbiamo fatto delle domande, abbiamo rivolto delle domande agli utenti, e queste domande abbiamo ritenuto opportuno riportarle, sono in tutto 8, riportarle sulla presentazione perché sono domande che consentono all'utente, domande aperte, che consentono all'utente di poter esprimere una valutazione abbastanza approfondita su quelle che sono le sue aspettative, su quelle che sono funzionalità che avrebbe voluto, si sarebbe aspettato dallo strumento, ma che non ha trovato. È importante rivolgere domande aperte, ovviamente, agli utenti, proprio per stimolare un dialogo, e quindi e queste domande possono tranquillamente essere utilizzate anche, opportunamente declinate, anche per siti web, per servizi digitali in generale. E quindi ecco, quali sono le tue prime impressioni sull'utilizzo di questo strumento, se questo strumento soddisfa le tue aspettative, ci sono funzionalità che ti aspettavi di trovare ma che non hai trovato, e come potrebbe supportare e migliorare il tuo lavoro. Qui c'è poi una domanda che per i più addetti ai lavori, c'è cioè la domanda, come dire, della scala NPS per quanto riguarda da 1 a 10 quanto consiglieresti questa piattaforma a un collega, a un altro utente. Insomma, anche qui una cosa abbastanza utile per capire quanto effettivamente sarebbe utile, quanto sarebbe adottabile da un'altra persona questa stessa piattaforma. Quali sono secondo te i principali aspetti positivi dello strumento, eccetera, eccetera. Ripeto, li ho messi in questa presentazione perché queste domande, anche in un breve test,
di usabilità fatto per un nuovo sito web, per una, per un servizio digitale e soprattutto se queste domande vengono fatte non alla fine, ma nella fase di progettazione, consentono di intercettare subito ora, la maggior parte di problematiche che possono essere poi successivamente riscontrate. Ne approfitto per ricollegarmi a quanto prima diceva il dottor Paternò, che molto spesso questi test vengono effettuati sia di usabilità che di accessibilità, vengono relegati nella fase, alla fase finale dello sviluppo di un servizio digitale. L'ho già detto in altre presentazioni, in altri webinar, in altri contesti, e francamente non smetterò mai di ripeterlo, questi test sull'usabilità e l'accessibilità hanno, il loro valore aumenta, se di gran lunga, se sono effettuati nelle fasi, sin dalle fasi prototipali del progetto, appena possibile. In questo modo si risparmiano quello che può sembrare una perdita di tempo, perché non ho tempo adesso di fare il test, di trovare 10 persone, fare un laboratorio, eccetera, eccetera. In realtà è tempo guadagnato nella fase finale come si dice, del deployment, insomma, della messa in produzione di questo strumento. Si parla spesso di digital by default per i servizi online, si parla tantissimo di servizi che devono essere mobile by default, tutto perfettamente corretto. Sarebbe anche ora che si cominciasse a parlare di accessibility by default, o perlomeno insomma se ne parlasse molto di più, di questo approccio, perché è ciò che poi consente a chi gestisce l'intero processo di produzione, progettazione, produzione e manutenzione di un servizio di affrontarlo nel modo più se vogliamo, in modo migliore, insomma, ecco. E questo per quanto riguarda appunto, appunto questo è il lavoro che abbiamo fatto per quanto riguarda i test di usabilità sul progetto Watcher. Potete trovare ulteriori informazioni sul progetto Watcher nella pagina che abbiamo qui indicato e anche sul sito Agid. Non so se ci sono domande, non mi sembra di vederle, per cui passerei direttamente all'ultima parte del webinar, in cui andiamo ad illustrare quelle che sono state le attività e che sono attualmente le attività di monitoraggio che Agid sta conducendo. Anticipo chiaramente una cosa: il sistema Watcher e il progetto Watcher, lo strumento, è già in grado di fornire dei risultati attendibili. Noi comunque stiamo anche negli anni, insomma, stiamo conducendo un'attività di monitoraggio. Stiamo conducendo un'attività di monitoraggio a partire dal 2018 con strumenti automatici, come dire, anche commerciali molto collaudati, perché avevamo bisogno di conoscere quello che era lo stato dell'arte dell'accessibilità a livello nazionale e di fornire anche un contributo alle amministrazioni. Un contributo e un supporto alle amministrazioni per il miglioramento dell'accessibilità. Agid, appunto, per quanto riguarda il monitoraggio, deve fare questa attività di monitoraggio sui siti web e sulle applicazioni mobili. Oggi ci soffermiamo in modo particolare a parlare dei siti web nei minuti che rimangono.
deve fare ogni anno una relazione, ogni 3 anni, anni alla Commissione Europea una relazione sui risultati del monitoraggio. La prima relazione la Commissione Europea dovrà farla a dicembre dell'anno prossimo e poi vabbè, mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni una piattaforma online per la compilazione delle dichiarazioni di accessibilità. A questo argomento dedicheremo altri webinar in autunno. Però la piattaforma sostanzialmente è già disponibile all'indirizzo form.agid.gov.it e lì è già possibile ora per le amministrazioni pubbliche compilare la propria dichiarazione di accessibilità relativamente ai siti tematici che gestisce. Ecco, questa è l'interfaccia. Chiaramente bisogna essere presenti in IPA, eccetera. Volevo dire appunto, va bene, questi sono gli strumenti online e open source a cui già faceva riferimento prima il dottor Paternò, non mi dilungo troppo, su questi già insomma li conoscete, alcuni sono delle estensioni per i browser, altri sono strumenti direttamente disponibili online. Noi abbiamo iniziato a fare un'attività di monitoraggio dal giugno dell'anno scorso e abbiamo scansionato siti web istituzionali dei comuni, delle regioni, delle amministrazioni pubbliche centrali per un numero complessivo circa di 1 milione di pagine web. Abbiamo acquisito uno strumento commerciale che ci consente di andare abbastanza in profondità sulla individuazione di problemi nella individuazione appunto dei problemi dei siti web. Prima di dimenticarmi, dico subito una cosa che anche andando un po' fuori scaletta, però ci tengo a dirla, e cioè noi qua parliamo di strumenti complessi, di strumenti di monitoraggio di WCAG 2.1, eccetera, ma quello che noi continuiamo ancora a rilevare con estrema frequenza ed eccessiva frequenza, ingiustificata frequenza, è ancora la presenza online di PDF scansionati, pubblicati dalle pubbliche amministrazioni. Questo è inammissibile e non c'è ragione che questo avvenga. Ancora oggi, oltre 15 anni dalla pubblicazione, insomma, dall'emanazione della legge Stanca. Ci tengo a sottolineare questo punto perché è veramente inspiegabile, insomma, che questo, cioè, possa ancora essere possibile, insomma, ecco. Chiuso questo inciso, però riteniamo opportuno insomma, segnalarlo. Abbiamo con questo strumento monitorato varie realtà amministrative, città metropolitane, regioni e amministrazioni centrali, diciamo, rilevando uno score che è mediamente migliore per i comuni delle città metropolitane che decresce leggermente per quanto riguarda le regioni ed è ancora inferiore per, seppur di pochissimo, stiamo parlando di un range veramente minimo, per quanto riguarda le amministrazioni centrali. Chiaramente la direttiva ci impone anche la direttiva e ovviamente le linee guida che acquisiscono, che recepiscono la direttiva, ci impone di, appunto, come dicevo prima, di effettuare un monitoraggio sui siti web e sulle applicazioni mobile e di relazionare alla Commissione Europea. E noi stiamo con strumenti anche semiautomatici. E di sicuro la nostra intenzione è utilizzare ovviamente anche Watcher,
Stiamo iniziando a monitorare, insomma, sì, a monitorare i siti web delle pubbliche amministrazioni, perché poi, appunto, per poi fare questa relazione alla Commissione europea. E abbiamo la necessità di individuare, ovviamente, abbiamo individuato, come dice la normativa, una periodicità annuale sul monitoraggio. La prima, come dicevo prima, parte dal dicembre dell'anno prossimo. I siti monitorati che dovremo monitorare sono all'incirca 1200. Abbiamo definito il campione all'interno dei siti presenti all'interno dell'indice della PA, seguendo ambiti tematici come richiesto dalla direttiva stessa. Cercando di distribuire appunto sia per ambiti tematici, sia per distribuzioni geografiche che per tipologie di amministrazioni, un ambito il più omogeneo, ambiti il più omogenei possibili. Quindi gli ambiti tematici sono relativi a quelli che vedete qui, sostanzialmente sono ambiti tematici già indicati dalla direttiva e recepiti come sono dalla normativa italiana. Le amministrazioni, dalle centrali alle amministrazioni locali, alle città metropolitane, a erogatori di pubblici servizi, eccetera, sono stati presi tutti in considerazione e ovviamente abbiamo anche, come dire, insomma, definito adesso vi parlo di una cosa in modo molto sintetico, ma in realtà è stato frutto di un lavoro estremamente capillare, perché voi sapete che noi abbiamo 22.000 amministrazioni online e quindi insomma, cioè online all'interno di indici PA, quindi riuscire a definire questo campione è stato un lavoro molto molto complesso. Abbiamo sinora monitorato con un metodo semplificato all'incirca 240 siti, abbiamo utilizzato strumenti di verifica automatica disponibili online o comunque estensioni di browser che consentono di fare una rilevazione automatica. Vorrei chiudere con quelli che sono i primi risultati emersi da questo primo monitoraggio. Non sto qui adesso a elencare e a dettagliare il significato di ciascuna di queste tipologie di errore, anche perché li potete facilmente ricavare andando a leggere le WCAG, però insomma ci sono ancora parecchi errori sia di livello A che di livello doppia A. E questo sostanzialmente insomma, sono gli errori più frequenti. Per esempio, il contrasto minimo è un'altra delle problematiche che molto spesso si incontrano quando abbiamo un colore di un testo su uno sfondo poco contrastato, appunto. Oppure i focus visibili nel momento in cui non posso con il tasto tab, per esempio, andare a non mi si evidenzia, diciamo, il campo nel quale sono, oppure non è visibile proprio il focus tra le parole che sono evidenti, su cui io atterro con il tasto tab, per dire veramente un esempio banale. Questo sostanzialmente è quanto per quanto riguarda l'attività di Agid su questa attività di monitoraggio. Ripeto, su questo c'è un gruppo di lavoro veramente molto nutrito, che soprattutto ha come si dice, aiutato anche a creare un network con le amministrazioni e a mantenere un network con le amministrazioni, e quindi ringrazio veramente, devo dire, tutti quanti, insomma, perché insomma, si sta cercando di
di attuare un processo di cambiamento culturale, insomma, anche nella pubblica amministrazione. Su questo io lascio la parola, vedo alcune domande per quanto riguarda, diciamo che vedo una domanda di Elisa Viscusi, dunque la piattaforma da Agi dovrà accesso alla PTD per la compilazione delle dichiarazioni di accessibilità, dunque per la dichiarazione di accessibilità avrà accesso la RTD. Riceverà le chiavi di accesso. Quindi sarà lui poi decidere come meglio accedere, insomma, ecco. Io per quanto riguarda la presentazione e l'intervento avrei terminato, vista l'ora, non so, voglio ripassare la parola a Gianluca, non so se ci sono o a Gianluca o a Fabio, vedo che ci sono parecchie domande su Move. Allora. Ma sì, io ho risposto Ok. direttamente nella chat. Ho messo il link allo strumento, poi Parvani Parvin, che è la ricercatrice del nostro laboratorio, ha messo anche il link alla documentazione per il plugin, c'è cioè un plugin Chrome, e diciamo chiaramente è uno strumento che è sempre in evoluzione, quindi sicuramente se ci sono suggerimenti per ulteriori miglioramenti saranno sempre ben considerati. E poi la domanda se ci sarà un webinar su Mao, diciamo, per adesso non ce l'abbiamo in programma, però possiamo, diciamo, magari quest'autunno valutiamo un po' l'andamento complessivo. Poi, diciamo, è uno strumento che noi manteniamo online pubblicamente ed è integrato con la piattaforma, quindi, diciamo, sta andando avanti anche se non è direttamente supportato dal progetto. Ok. Ok, va bene. Poi vedo altre domande sulla dichiarazione di accessibilità. La percentuale di spesa è in generale riferente sì a ciò che l'amministrazione sta spendendo per tutto ciò che attiene al tema accessibilità in generale, e quindi non soltanto quella sulla cioè non soltanto sull'ICT, ma anche per la formazione, ma anche insomma, per tutte quante le attività che riguardano strumenti di tecnologia assistiva e così via, insomma, e tutto quanto quello che attiene anche all'attuazione degli obiettivi di accessibilità, quindi appunto formazione, rifacimento del sito, acquisto di strumenti di tecnologie assistive, un po', insomma, un po' ad ampio raggio, insomma, ecco. Poi altro sì, anticipo che ci saranno altri, sicuramente faremo altri webinar come Agid sul tema delle linee guida sull'accessibilità e già in autunno. Mi preme ricordarvi che ne approfitto, diciamo, di questa vasta platea per ricordarvi che il 23 settembre, entro il 23 settembre, devono essere presentate le dichiarazioni di accessibilità dei siti web e delle pubbliche amministrazioni, e non è una cosa proprio che si fa come dire, insomma, in brevissimo tempo, ecco. Quindi su questo punto forniremo a settembre ulteriori informazioni, però nelle linee guida c'è già tutto quanto quello che vi consente di poter
di poter compilare la dichiarazione. Claudio, stanno arrivando altre domande in questi minuti finali, le ho riportate sempre nell'area riservata, se vuoi provare a scorrerle per provare a rispondere ancora a qualcuna, ce ne sono diverse sia sul progetto che sullo strumento che avete presentato, e, Dunque, altrimenti dovrei possiamo una comunque seconda. raccogliere e poi magari... Sì, ne ho aggiunta una Dunque, del dottor Mastrangelo che chiede... no, c'è in qualche modo integrato previsto con lo strumento di linea guida dei siti web e designers d'Italia. In qualche modo integrato un strumento. Diciamo, sia Watcher che Designers Italia fanno riferimento alle linee guida, quindi diciamo il bridge, il punto di unione è quanto indicato dalla normativa e dalle linee guida. E quindi ora, non come strumento dalle linee guida dei siti web, sì, comunque è uno strumento che in questo momento appunto vedrà la luce, vedrà come dire, la fase finale di sviluppo a giugno dell'altro anno. Quindi in questo momento siamo ancora in una fase di sviluppo e nel momento in cui avrà un consolidato. Insomma, avrà consolidato le sue funzionalità e tutto il resto verrà sicuramente integrato nel contesto anche degli strumenti di monitoraggio che saranno resi disponibili e pubblicati anche su Designers, insomma. Dunque, sarebbe utile avere un corso o un webinar per i cittadini per la creazione di documenti accessibili, modello base per utenti. Sì, diciamo che non solo per cittadini, ma anche per chi nella pubblica amministrazione produce documenti. Abbiamo già fatto negli anni scorsi dei webinar sulla creazione di documenti accessibili. Le attenzioni per la creazione di un file, perché poi dopo insomma parliamo sempre alla fine di file Word che vengono creati e convertiti in PDF, l'attenzione, cioè sono veramente semplici le accortezze, ecco, da seguire, quindi come ad esempio l'utilizzo degli stili. Che forniti da Word, parlo di Word perché è lo strumento più estesamente utilizzato nella pubblica amministrazione, ma anche dai cittadini. La percentuale di che vi ho rispondo alle altre domande. Non so se Fabio ci sono altre domande a cui volevi rispondere tu su. Dimmi pure. Per quanto riguarda la percentuale, diciamo sì, sopra il 60% è una percentuale sufficiente, ma insomma è un valore veramente indicativo che ci consente soprattutto di paragonare tra loro diverse tipologie di amministrazioni sulla base degli stessi algoritmi che analizzano le pagine. Ok, non ho altro. Se ci sono altre questioni, se no io lascio la parola al dottor Paternò oppure concludiamo il webinar. No, io ho visto, insomma, le domande, le richieste di chiarimenti anche relativamente a Mova, ho dato una risposta. E, sì, ora riguardo la piattaforma Watch, diciamo che per adesso si orienta sui contenuti web, aspetti del PDF, diciamo, la prima versione del prototipo non
non li affronta, ma sicuramente è un aspetto da considerare per la seconda versione del prototipo. E colgo anche l'occasione per rinnovare appunto l'invito a coloro che sono interessati a partecipare al secondo giro di test pilota che faremo sul prototipo di piattaforma quest'autunno, ecco di farcelo sapere, siamo ben lieti di considerare la loro partecipazione. Ok. Bene, allora prego Claudio, se vuoi concludere, No, beh, poi magari ci aggiorniamo. Perfetto, allora non ho ti altro da ringrazio per aggiungere. questo. Allora, vi ringrazio i relatori per gli interventi, mi sembra chiarissimo, sono riuscito a rispondere anche a molte domande, forse non tutte, ne abbiamo aperta qualcuna, qualcuna era focalizzata su altri argomenti di cui magari potremo parlare in webinar successivi, come vi anticipava Claudio, potrebbero esserci altre attività che riguardano l'accessibilità a partire da settembre, quindi se siete interessati poi eventualmente vi manderemo gli inviti per segnalarveli e per iscrivervi nel caso vengano gestiti dal Formez sulla piattaforma Eventi PA. Ringrazio tutti quanti per la partecipazione. Vi anticipo che le presentazioni dei relatori sono già disponibili su Eventi PA, la registrazione sarà disponibile entro oggi pomeriggio, il tempo materiale per scaricarla e pubblicarla su YouTube. Per quanto riguarda le presenze, anche in questo caso entro oggi, massimo domani mattina, cercheremo di attestare la presenza per tutti in modo tale anche da darvi la possibilità di compilare il questionario di gradimento e eventualmente segnalarci anche attraverso i commenti, argomenti di vostro interesse per attività che riguardano il tema dell'accessibilità. Io sono le 13:30 in punto, credo che sia la prima volta che finiamo un webinar perfettamente in orario, per cui io direi di chiudere qui. Ringrazio nuovamente i relatori, ringrazio voi per la partecipazione e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci.